Il Consiglio regionale ha voluto dare un sostegno concreto al villaggio del ragazzo. Quanto è stato finanziato? C'è stato un implemento delle risorse di ben 160 mila euro, è una cifra molto rilevante. Purtroppo il centro di formazione integrata, questo progetto, rischiava di saltare perché le risorse disponibili e prevista bilancio in precedenza non erano assolutamente sufficienti. Io ho interagito col comitato di direzione del centro di formazione, abbiamo lavorato insieme ed ho presentato questo emendamento che appunto implementa di 160 mila euro le disponibilità per il sostegno al progetto, che quindi viene messo assolutamente in sicurezza. Perché è importante che arrivino queste risorse? Ma perché questo centro di formazione dà un servizio che i comuni non sono in grado di dare. Ci sono coinvolti ben 24 comuni, 3 distretti sociosanitario, la città metropolitana di Genova. C'è un progetto di veramente di grandi dimensioni che va a dare risposta a ragazzi che si trovano in particolari situazioni, che possono essere aiutati sia da un, come dire, approccio sul piano meramente didattico molto professionale, molto qualificato, sia sul piano della futura inclusione nel mondo del lavoro. Quindi questo è un progetto, ribadisco, che non solo va aiutato, ma va salvaguardato e protetto. Non lo dico solo io, l'ha detto anche l'assessore Ilaria Cavo nell'ultimo intervento in comitato di direzione qualche mese fa. Quindi noi, di concerto col Presidente Toti, con l'assessore Ilaria Cavo e col comitato di direzione, e quando dico noi mi riferisco al lavoro che ho fatto veramente mettendoci tanto impegno, abbiamo portato a casa questo risultato. Lo ribadisco, sono amareggiato nel constatare che la vecchia politica cerca di prendersi meriti che non ha.